Consiglio comunale straordinario a Catanzaro per la firma dell'accordo di programma sulla metropolitana di superficie, destinata a mutare radicalmente il concetto di mobilità urbana. La città ha infatti una variegata struttura morfologica che rende difficili gli spostamenti in un'area molto estesa, quanto addirittura Napoli. Con il pendolo, le distanze fra Lido, il centro, e la zona università-regione di Germaneto verranno abbattute. La regione crede nel capoluogo, uno slogan che il presidente Mario Oliverio aveva coniato a gennaio del 2017 e che oggi ha ripreso elencando una serie di finanziamenti che ammontano a ben 686 milioni di euro, tutti destinati a Catanzaro. Ma la città capoluogo è, per quanto ci riguarda, è il centro direzionale dell'intera regione e quindi sulla città capoluogo bisogna investire, l'ho detto dal primo giorno, che bisogna rilanciare la funzione della città capoluogo. Noi in questo senso abbiamo in questi anni programmato investimenti importanti, sia per quanto riguarda le infrastrutture, abbiamo sbloccato un'importante opera che era stata finanziata in precedenza dalla Giunta Loiero e poi era rimasta ferma, che è la metropolitana leggera. Sono aperti i cantieri, proprio l'altro giorno sono andato a fare una visita, un sopralluogo sui cantieri, stanno andando avanti e entro i tempi contrattuali sarà completata. Abbiamo investito in direzione dell'ammodernamento della ferrovia Catanzaro-Lido, Lamezia, con stazione all'aeroporto di Lamezia Terme, che appunto collegherà anche il sistema metropolitano, perché la stazione metropolitana è sulla nuova ferrovia Catanzaro-Lido-Lamezia. Stiamo investendo per quanto riguarda l'assetto e la sistemazione idrogeologica, stiamo investendo in direzione della messa in sicurezza del patrimonio degli edifici scolastici, sia dalla provincia che dei comuni, e la città capoluogo ha uno spazio importante. Abbiamo chiuso per quanto riguarda l'agenda urbana un finanziamento di 33 milioni di euro che appunto alimenterà politiche in direzione del risparmio energetico, politiche sociali eccetera. Oggi firmiamo un ulteriore accordo di programma che destinerà 34 milioni di euro ulteriormente in direzione di un sistema anche di raccordo con la mobilità, in direzione della realizzazione del raccordo con i parcheggi, un miglioramento appunto della qualità della mobilità e della vita nella città capoluogo. La metropolitana copre tutte le altre distanze tra il comune e la regione, politiche ovviamente. Sì, assolutamente, perché questo accordo che è nato con la regione Calabria dopo tantissime proteste anche da parte mia, finalmente siamo arrivati alla fase finale, la firma di questo accordo di programma che prevede un ulteriore finanziamento, così come era stato già dato a Cosenza, e mette un po' di pace anche nel rapporto tra il comune di Catanzaro e la regione Calabria. Noi non attacchiamo la regione Calabria perché contrari politicamente, noi vogliamo difendere solo la città, e siccome sulla programmazione abbiamo dimostrato di saperci fare, abbiamo dimostrato con molta responsabilità di esserci presi in carico anche il sistema metropolitano che sarà gestito da Ferrovie della Calabria, ma abbiamo dimostrato che il progetto dal punto di vista economico e finanziario non dava delle risposte concrete al sistema metropolitano. Io ho la paura di far partire queste importanti infrastrutture e poi fermarle perché magari non si hanno la capacità economica e finanziaria di sostenerla. Allora ci siamo preoccupati fortemente, abbiamo presentato questo progetto con grande responsabilità per evitare che in un futuro si faccia un buco ulteriore a quello che c'è già sul sistema dei trasporti, un buco economico naturalmente. La prima partenza secondo lei quando avverrà? Il primo treno? Ma la ditta ha comunicato che i lavori ritarderanno di pochi mesi rispetto a quella che era la data prevista, che erano 2 anni, quindi credo che fra 1 anno e mezzo dovremmo avere già la partenza, diciamo, di questa importante metropolitana infrastruttura. Una grande opera che ricuce la città, in grado anche di ricucire le varie anime della politica.
Ma le istituzioni hanno il compito di rispondere quando arrivano questi grandi input. Questo è un input importante, la Giunta regionale sblocca 145 milioni di euro e li sblocca in un settore che tende a risolvere i problemi annosi della città, lo spopolamento, il centro storico, il commercio, la capacità di sentirsi una città, considerato che noi abbiamo un territorio sparso in 120 km quadrati da Catanzaro Lido a Sant'Elia. Quindi voglio dire, una città che deve essere ricucita dal punto di vista strutturale, ma deve essere ricucita dal punto di vista anche dell'identità. I soliti maldicenti assumono che tutto sommato si tratta di un atto dovuto da parte della Regione. Sappiamo che a volte anche gli atti dovuti sono difficili. Ma intanto in 15 anni non si è fatto nemmeno l'atto dovuto. Oggi un atto dovuto si fa però, e quindi ben accetto l'atto dovuto finché sono atti dovuti nell'interesse della gente, nell'interesse della città, nell'interesse del capoluogo della Calabria. Quindi ben venga questo atto dovuto. Non è soltanto l'inizio di un percorso, ma è un percorso che deve proseguire con la stessa...